Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Chi è Andrea? Allora, Andrea è un giornalista che fa questo mestiere da una vita, cioè esattamente dal 1973, e che ha lavorato 20 anni nei quotidiani, ho diretto quotidiani, ho girato l'Italia, eccetera. Io sono di Bologna, poi sono di Bologna con nonna di Ascoli Piceno, peraltro, e parenti ad Ascoli. Dopodiché sono approdato a Milano e dopo un'altra esperienza dei quotidiani mi sono dedicato al nuovo mestiere, che è inventare nuovi giornali, su qualunque tema e argomento. Per cui negli ultimi, non voglio neanche contare gli anni, gli editori vengono da me con un qualunque richiesta e mi dicono: vorrei fare un giornale su questo tema, me lo inventi. A quel punto io mi metto a progettarlo, trovo i collaboratori giusti e lo metto in piedi. Ovviamente, non essendo un tuttologo, la primissima cosa che faccio, trovo i collaboratori che si intendono di quella materia. Per cui io non posso sapere di tutte le cose che ho scritto o che ho realizzato. Però sono capace di trovare i collaboratori giusti, di fare dei buoni giornali, tutto sommato. Soprattutto anche nel calcio femminile. Calcio femminile è un'idea di Alberto Peruzzo. Tenete presente che Alberto Peruzzo è un editore di 87 anni che ha fatto la storia della cultura anche italiana, con le sue dispense, i suoi libri, le sue biblioteche. Grosso personaggio, grosso personaggio. Grande sportivo. Si allena tuttora a 87 anni, si allena tuttora tutti i giorni, sta meditando di prepararsi per la maratona che farà a 90 anni. Quindi uno molto appassionato di sport e di salute soprattutto e di benessere. A un certo punto ogni tanto lui mi chiama perché ha delle idee geniali. Un giorno mi ha chiamato dicendo: avrei questa idea qua, vorrei fare questo giornale. Perché ho detto: mi sembra un'idea fantastica, mi sono informato un po' su come si stava muovendo questo mondo. Ho capito che arrivavamo proprio a ridosso di un grande cambiamento epocale nel mondo del calcio femminile, quindi con l'ingresso del professionismo, con i soldi e i diritti TV, eccetera. Per cui mi sono messo a studiare con un po' di collaboratori scelti questo giornale e abbiamo fatto le calciatrici. Così è nato. In tutti gli anni, Meade si dice sempre che l'editoria è morta, ma in realtà l'editoria non è morta, è viva, anzi più che viva. L'editoria è morta a tratti, ogni tanto si sveglia, diciamo, è comunque messa non benissimo, ogni tanto si sveglia, però ci vogliono delle belle idee. Certo, i numeri di una volta non si fanno più, cioè vuol dire un tempo, quando io ho lavorato una casa editrice, ho inventato un giornale di arredamento, no? Facevamo 700.000 copie al mese. Adesso se tu trovi un giornale che fa 70.000 copie, è già un lusso, normalmente ne fanno 7.000. Quindi è un mondo abbastanza, voglio dire, in declino. Poi ogni tanto c'è qualche bella idea. Sono idee di nicchia, ovviamente. Devi catturare, cioè non c'è più la roba generalista. Faccio un giornale che parla di tutto. Devi identificare la nicchia giusta. Tieni presente che in Italia ci sono 30.000 tesserate come calciatrici femminili. Più tutti i club, le scuole, le squadre, ovviamente, le società, eccetera, eccetera. Per cui è un bacino interessante a cui potrebbe, anzi sono certo, a cui sicuramente interessa un giornale come il nostro. Non è facile fare questa roba, io l'ho messa giù facile. Devi studiare, trovare le persone giuste, però poi ti viene, ti appassioni alla tematica. Trovi, per esempio, noi abbiamo una calciatrice che è il portiere del Pavia, calcio femminile, che ci fa da consulente, ci ha aperto la sua rubrica del telefono, con lei ci confrontiamo per la scelta degli argomenti, per la scelta dei collaboratori, e quindi dopo diventa una cosa relativamente facile da seguire. Noi abbiamo tra l'altro informato un numero molto ampio di scuole di calcio. Tu non hai idea di quante scuole di calcio ci sono, femminili, ci sono in giro per l'Italia. Se tu hai un istante di pazienza, ti leggo anche dei dati che non mi sono preparato, ma voglio vedere se te li trovo. Perché, ecco, fammi vedere, no, non riesco a trovarli. Ma parliamo di, allora, solo io ho trovato circa 7-8 mila società. Vito? Sono veramente impressionanti, in tutta Italia. Qui sicuramente ce ne sono ad Ascoli Piceno, adesso io non sono ancora esperto di questa materia. Ce ne sono sicuramente nelle Marche tantissime, eccetera. Poi
L'altra cosa, beh, ci sono due dati positivi in questa vicenda. Primo, che c'è una bella tifoseria. Prima, bella tifoseria, per cui c'è un mondo interessante. Secondo, cosa che non avviene nel calcio maschile, nel calcio femminile, a parte il girone A, Serie A, Serie B, C, dilettanti, che si chiama Eccellenza, tantissime squadre di calcio 5. Tantissime, tantissime. E soprattutto la cosa che mi preme sottolineare è che noi diamo uno spazio a questo sport femminile, dando per scontato che non abbiamo voglia di parlare del fatto che le donne devono poter fare sport come gli uomini e tutto quanto. Vorremmo vivere in un paese dove si dà per scontato che le donne possano fare quello che vogliono nel modo migliore e con la maggior visibilità possibile. Questo è il tema. Per cui noi siamo, anche se vuoi, a nostra volta tifosi di chi fa questo sport per questo motivo, perché trovi delle ragazze fantastiche, no, che riescono a barcamenarsi fra il lavoro, la famiglia e la passione del calcio e a diventare dei personaggi, perché poi oggi è un mondo popolato da bei personaggi, questo mondo del calcio. Noi ci definiamo Ultras, abbiamo fatto una piccola pagina, Ultras Calcio Femminile, ma in realtà noi siamo tifosi di calcio, quindi per noi è indifferente calcio femminile o maschile, perché però una piccola nota te la faccio: mentre in tutta Italia il calcio femminile è cresciuto, nel Piceno, soprattutto Ascoli Piceno, c'è stata una grande, cosiddetta famosa brace di Totò, c'è stata una grande moria di vacche, perché avevamo quattro formazioni di calcio 5 e nell'arco di 2 anni sono scomparse tutte. È strano, perché in controtendenza allora Ascoli, perché veramente sta aumentando, esplodendo dappertutto. E poi io non credo neanche più che ci siano dei motivi di, non so come dire, per cui si trovano delle difficoltà a giocare, non difficoltà, non c'è più, vuol dire. Tu sai quando è nato il calcio femminile? Ne hai un'idea vaga? Sai com'è nato il calcio femminile? Allora, nel 1921, esattamente 100 anni fa, anzi, scusami, prima, nel 1918 più o meno, in piena prima guerra mondiale, c'era una fabbrica di munizioni in Inghilterra, che lavorava a pieno ritmo. Ovviamente gli operai della fabbrica erano andati in guerra, per cui le mogli erano andate a lavorare in fabbrica al loro posto. A questo punto queste signore, nella pausa del tè, hanno deciso di cominciare a giocare a pallone per passare il tempo. Dopodiché, nel giro di pochi anni, è diventata una squadra famosissima, per cui ha cominciato a fare non dei campionati, ma ha cominciato a girare l'Europa per fare delle partite amichevoli che attiravano tantissimo pubblico, tantissimo pubblico. Ovviamente all'epoca, avendo contro le squadre di calcio maschili, che avevano proibito alle donne di giocare sui campi maschili. C'è una bella storia, fra l'altro, di una squadra di queste italiana, che nasce a Milano proprio, la quale tenta in tutti i modi di affermare il calcio femminile durante il fascismo, poi viene bloccata perché il calcio femminile non era considerato decoroso dal duce e dai gerarchi fascisti, per cui sono costrette ad abbandonare il campo da gioco e devono passare 30 anni prima che riscoppi in qualche modo questa cosa del calcio femminile. Mi ricorda tanto la storia del quando è stato fatto il baseball femminile in America, pure nel periodo della guerra. Certo, perché gli uomini erano in guerra, per cui le donne dovevano lavorare e a questo punto facevano anche gli sport che normalmente facevano gli uomini. E poi ci sono delle immagini d'epoca bellissime, queste donne giocavano a pallone con la sottanuna lunga, il corpetto, cioè vestite benissimo, hai capito, nella certa il calzoncino e maglietta. Però vedi, ci sono voluti 100 anni, ma alla fine ce la si è fatta. Alla fine ce la si è fatta. Non dare controtendenza, ma sviluppare il fatto del professionismo, però ottenere il professionismo come maschile, sembra quasi un danno a livello di gioco, perché non lo so, ma il calcio maschile, con l'aggiunta eccessivamente del professionismo, è diventato un calcio quasi spettacolo. Basta. Sì, però ci vorranno degli anni prima che questa cosa accada al calcio femminile. Mentre invece è giusto che, secondo me, le calciatrici entrino in un giro in cui le squadre, vuol dire, tieni presente una cosa,
che sanno tutti, che a un certo punto tutte le squadre, soprattutto di Serie A, ma anche di Serie B, maschili, hanno deciso di fare la squadra femminile. Non gliene fregava niente, però hanno capito che dovevano farla perché era bello fare questa squadra qua. In realtà adesso si stanno rendendo conto che muove questo qui uno sport che comincia a muovere tifoserie, comincia a muovere soldi, ballano 400 milioni di euro di diritti televisivi per i prossimi anni. Per cui voglio dire, comincia a essere una roba interessante, una roba interessante. È caduto qualunque forma di ostracismo, di cosa, per cui chiunque, se Dio vuole, a questo mondo fa quello che vuole, per cui non credo che in tempi brevi il calcio femminile da dilettantistico possa rovinarsi perché diventa professionismo. Ci vorranno anni perché ci sia una calciatrice guadagna come Ronaldo, non so come dire, però dire, ma è lo stesso, ma chi se ne frega, cioè queste ragazze amano questo sport, sono appassionate, c'hanno le tifose, c'hanno le tifoserie, c'hanno le curve, stanno facendo anche la loro, se mi permetti, battaglia o lotta, no? Per affermare questo gioco qua, basta, basta, siamo con loro, io non dico altro. Anche noi siamo con Capito? loro, anche noi siamo con loro perché noi amiamo il calcio femminile, ci piace tanto e c'è delle calciatrici del campionato italiano che ti piace tecnicamente. Guarda, no, non sono ancora così esperto da poterti dire chi gioca bene o chi gioca male, assolutamente no, assolutamente no. Le vedo giocare, mi sto incuriosendo in questo mondo, lo sto cominciando a seguire. Vedo che ci sono dei bei personaggi, ci sono delle be adesso, per esempio, parlavo stamattina con una calciatrice che diceva, stai attenta alla squadra del calcio del Paris Saint-Germain. Quella femminile, perché è una squadra molto potente, molto brava, eccetera. Qui io mi sto, sai, poi a me diverte fare queste cose perché la vita e il mestiere mi hanno dato la possibilità di studiare 100 mondi diversi. Questo è il centesimo mondo, probabilmente, nuovo che io affronto, per cui mi diverte anche scoprire queste cose qua. No, non sono capace di fare una segnalazione su chi è bravo, chi non è bravo, ancora non ho questa competenza. Lei ha citato il Paris Saint-Germain, ma anche il Chelsea e tante altre squadre ci Certo, sono. ma vedi qua. Hanno poi un ciclo e hanno un'attività incredibile il Chelsea, perché hanno il Chelsea TV, giocano nello stesso stadio del Chelsea, non Certo, hanno un campo dedicato a loro, giocano nel campo del Chelsea, quando c'è. certo. E hanno chiaramente, nelle proprie rette hanno comunque 2-3 mila spettatori, tra cui ci sono Sì. anche io. Sì, no, ma ti do di più, che per esempio c'è stato tempo fa un dibattito, allora tu sai che da anni, immagino che tu sappia che da anni, si discute sulla creazione di un secondo stadio a Milano, no? Poi fanno il progetto non passa, poi dopo ti torna l'attenzione, eccetera. A un certo punto, nel corso di tutta questa battaglia per fare o no questo secondo campo da calcio, qualcuno aveva detto, perfetto. A condizione che se facciamo il campo da calcio nuovo per Milan e Inter, San Siro lo diamo al calcio femminile, che sarebbe stata e sarebbe una grande vittoria avere San Siro per il calcio femminile. Però, sai, tutte robe da venire ora che si decide di fare un nuovo stadio a Milano, non so quanto tempo passa. Allora speriamo che questo calcio femminile sia più considerato non tanto dal pubblico, ma secondo me più dalla stampa, perché salvo qualche rivista, in questo caso neonata, ma anche i giornali nazionali, viene messa sempre all'ultima pagina. Ascoltami, ti dico una cosa e lo dico perché faccio questo mestiere da molti anni, moltissimi anni. I miei colleghi sono diventati pigri. Prima che si accorgano di questa cosa, deve proprio passargli davanti agli occhi. Io qui devo sicuramente questa intuizione a Peruzzo, che ha avuto un'intuizione geniale, ma perché uno è attento, perché a un certo punto è uno che stando a casa ha cominciato a vedere su Sky le partite di calcio femminile. Allora gli è squillato un campanellino, ne ha vista una, ne ha vista due, ne ha vista tre, ha detto. Ma accidenti, ma questo è un mondo che si apre. E mi ha chiamato e ha detto facciamo un giornale. Per cui è questo, i miei colleghi purtroppo e gli altri editori sono un po' pigri, diciamo, un po' pigri. Ma vedrai che come parte la roba dei diritti televisivi, come ci sono un po' di manifestazioni importanti, eccetera, l'anno prossimo noi siamo qualificati per gli europei a Londra, eccetera, secondo me anche il resto della stampa se ne renderà conto.
Io spero che a quel punto diranno che il nostro giornale è stato il primo a parlare in modo serio. Siamo stati una dei primi a comprare, quando abbiamo visto in edicola abbiamo deciso subito di prenderlo, perché... Bravo, bravissimo, bravissimo. E soprattutto ne approfitto per dire a te e a chi vi ascolta che il giornale è aperto, noi vogliamo pubblicare le foto di tutte le squadre, chiunque ci mandi una foto la pubblichiamo, hai capito? Cioè vogliamo che questo giornale sia anche cassa di risonanza. C'è una scuola calcio ad Ascoli Piceno che vuole comparire sul giornale, mi manda la foto con i nomi e io la pubblico. Perché è questo fare anche rete, sistema. L'ultima cosa, il problema è che parliamo sempre del problema, torniamo all'origine, che è il problema sempre economico nel calcio. In questo, sì, soprattutto però, nel calcio. Sì, però sta attento che adesso, proprio perché è una sorta di movimento che nasce dal basso, proprio perché nasce dal basso, nasce dalle calciatrici, nasce dalle tifose, pian piano anche questo problema economico si risolverà. Le grandi squadre di calcio in Serie A dovranno investire per forza, ci saranno a seguito quelle di Serie B, cioè bisogna che noi abbiamo pazienza. La mia idea è che il primo gol l'hanno fatto le calciatrici ed è proprio bella in rete la palla, hai capito? Adesso dobbiamo aspettare via via cosa succede, ma sono ottimista, secondo me. Poi sono tutta una grinta pazzesca queste ragazze qui, no? Non guardano in faccia a nessuno, perfetto. Che le donne sul campo sembrano angioletti, ma sul campo sono dure, no, e picchiano tanto. Ho visto. Adesso noi faremo a breve un'inchiesta sulle dimensioni del campo, perché alcune giocatrici stanno sostenendo che forse un piccolo ridimensionamento del campo favorirebbe i tempi sportivi. Cioè è chiaro che allo stato attuale la discesa che fa un attaccante da centrocampo fino al porto avversario a maschio è più veloce, più rapida di quella di una donna, no? Per cui hai dei tempi diversi, proprio dei tempi anche sportivi e anche televisivi diversi. Però vabbè, è una delle tante idee che ci sono di parlare di questa roba. Provate a parlarne. Sì, infatti qualcuno aveva accennato il fatto che sì. Probabilmente riducendo il campo si aumenta la velocità. Aumenta il ritmo, certo. Forse per questo non... Sì, ma ha una condizione, che siano le calciatrici a chiederlo, non che noi glielo facciamo più piccolo perché poverine non riescono a correre, non so cosa sono spiegato, capito? Cioè se loro chiedono un campo più piccolo, allora va bene, ma che nessun maschio si metta in testa e dire facciamo il campo più piccolo perché loro si stancano, perché non c'entrano i maschi con questa roba. Io vi ringrazio, ringrazio te, ma soprattutto ringrazio tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano, e li invito ad andare allo stadio a vedere le donne che giocano a calcio. Cioè rivoltiamoci a questo, come dicevi tu, questo spettacolo delle grandi stelle del calcio maschile, e andiamo a ritrovare la passione in quegli stadi lì, dove giocano le donne. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro.